te, un te un campo, eh? Trilli! Trilli! Guardala, oh, come zompetta per farsi vedere a me. E nammi se quanto mi vuole bene Trilli. Adesso la porto in un campo a farla divertire. Trilli! Trilli! E vedrai che libertà che gli do. Gli do gioia e libertà. Ovviamente me la dona anche lei. Ce la diamo reciprocamente. Trilli! Lei è contenta, guardala. Guardala, lei è contenta che guarda tutto. Adesso raggiungerò un campo bellissimo. Così Trilli mangia pure l'erba. E poi raggiungeremo l'altra zona del campo, molto più bella. Vedrai come sta bene Trilli. Oggi proprio una bellissima giornata, anche un po' nuvolosa, però è caldo e vale la pena passarla in mezzo a un campo. Passare il tempo in mezzo a un campo vale la pena, in mezzo alle meraviglie del Padre Celeste, dell'energia cosmica d'amore che ci ha donato meraviglie, ed è bene che noi le viviamo ste meraviglie ogni tanto. Vero Trilli? Vero Trilli? 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 Ella va! Ella! Trilli! Eccola! Ella lì! È vecchietta, però ancora capisce bene che viene con me, che io gli do la libertà. Povera Trilli. Oggi sta bene. Solo che non mi sono portato le salsicce. Di solito mi porto sempre una salsiccia per dare da mangiare. Oggi non gli ho portato niente. Però mangia l'erba. Gli dono la libertà, e cioè lo spazio. E poi da corre e l'erba, e non è poco per un cagnolino. Trilli è una cagnolina, è la cagnolina di zia, di mia zia, e è molto vecchia, è una cagna molto vecchia, e c'ha bisogno di tutto ciò che c'ha bisogno tutti i cani. Ella va, ella, Trilli, Trilli, che felicità ogni volta che c'è Trilli, perché si sente proprio l'amore impersonificato in un cagnolino. Sente proprio l'amore. Bella va. Trilli! Trilli! Adesso arriveremo nel campo. Aspetta un po' di più e c'hai più soddisfazione. Adesso devi aspettare più, perché la devo portare in un campo un po' lontanuccio. Però più aspetta e più c'ha soddisfazione, come tante cose nella vita. Si dice prima il dovere e poi il piacere. Mi pare che è tutto dovere in questa vita. È tutto dovere, il piacere ce n'è poco. Però quando compi il tuo dovere, vai avanti compiendolo tutti i giorni, prima o poi la gioia esce. Soprattutto se ci affidiamo al Padre Celeste, se ci affidiamo a colui che ci ha donato la vita, e cioè l'intelligenza cosmica d'amore che si è fatta uomo in Gesù. Eccolo Gesù, vedi? Gesù, questa è la rappresentazione in carne ed ossa di Gesù,
fatto uomo, il Dio fatto carne, che venne ad abitare in mezzo a noi, il Salvatore del mondo, la nostra unica salvezza, Gesù, colui che salva. Adesso tiro giù a trilli e andiamo a correre giù per il campo. Guarda come esce fuori contentissima. Eccola, trilli. Guarda, una pisciatina. Trilli. Vedi, l'è stata brava a non pisciare dentro la macchina. Ha pisciato da fuori. Trilli. Dove te porta, Matteo? Ora l'è contenta. Trilli. Vedi, qui c'è l'erba, da magnà. C'è l'erba qui, Trilli. Adesso raggiungerò quel laghetto laggiù. C'è un laghetto laggiù in fondo. Lo raggiungerò cambiandomi le scarpe. Guarda. Trilli. E mi cambio le scarpe. Queste buche, queste buche tutte consumate. Mi metto queste per andare giù per i campi. Mi conviene. E se no mi rovino sempre tutto. Non va bene. Ecco. Adesso raggiungeremo un laghetto, Trilli. Trilli! Sei contenta, Trilli? A posto. Adesso mi pio il treppiedi, la sedia. Andiamo giù. Trilli! Ah, massima libertà adesso. Massima libertà. Vado giù per il laghetto. Guarda un po', è bello quel laghetto laggiù. Felicità, gioia e libertà che ce la dona solo ed esclusivamente il Padre Celeste. Il Padre Celeste ci dona tutto. Tutto ciò che abbiamo bisogno. Guardala. Guardala. Trilli. Trilli. Adesso lei mi segue, mi viene sempre vicino. E io passo un testo campo che non ci hanno impiantato niente perché c'è tutta erbaccia. E raggiungerò il laghetto. E poi mi metto a sedere dentro la sedia laggiù, a fianco al lago, e recito la coroncina della Divina Misericordia. Guarda, le contenta le scodinzola. Quanto è contenta, guardala. Trilli! Ti piace il suo campo, Trilli? Non c'è più grande felicità da sta vicino al Creatore, a lodarlo, ringraziarlo ed esaltarlo tutti i giorni. Non c'è più felicità di questa. E d'andare giù per un campo, guarda un po' che spasso andare giù per un campo. Guarda qui, guarda che massima libertà e felicità. Che quello lì è un lago a forma di cuore, sembra da qui piramidale. Sembra triangolare, però vedendo lontano è a forma di cuore. Guarda lì, è bello quel lago. Trilli! Vedi, vado piano perché lei è vecchietta, se no senti che respirazione forte che c'ha. Purina è affaticata in discesa, però non credo che sia tanto affaticata, ma in salita dopo vado pure più piano. Oh, guarda che soddisfazione, là c'è pure l'erba, uscì può mangiare pure l'erba, qui tutta terra secca, tutto seccume,
i tocchi di terra non è morbidi, è duri, perché è tanto che non piove. E il lago c'ha sempre quell'altezza lì, mi sembra. Non mi pare che è più basso. Però c'è una perdita. Ogni lago di campagna c'ha una perdita, uno scolo che ce l'ha in un lato. Quello lì ce l'ha nel lato sinistro, lo scolo. L'ho constatato le altre volte quando ci sono andato. Qua ci hanno messo dei tubi, dei sopratubi, che un oleodotto che passa sotto la terra. Questi pali è per identificare, per i trattori, per identificare il punto preciso dove ci passa sti tubi. Trilli! Pora Trilli! Mezzo i zuppi di terra, un po' duretti, per le zampette sue. Però il cane c'ha quattro zampe, cammina con quattro piedini, cammina meglio, più facilmente. Adesso fammi superare sto pezzo qui che è scomodo, c'è tutti i zuppi di terra. E dopo quando arriviamo nell'erba vedrai come si diverte. Guardala, guardala. Trilli! Trilli, ci fermiamo un attimo, respiri? Prendi fiato? Pora Trilli. Dai, arriviamo in quello spazietto verde, va, che c'è l'erba. Trilli! Trilli! Riposate, dai! Buona, riposate! Pia fiato! Pia fiato, senti che fatichi a respirare. È perché è vecchietta. È tanto vecchietta. Mi fai vedere quel corso d'acqua lì? Se c'è l'acqua o no, perché ormai è secco un bel po' qui, tutto secco. Sì, oh, guarda un po', si è fermata lì l'acqua, si è fermata lì, viene giù un po', ma passa sotto, gli passa tutto sotto. Vedi, c'è l'acqua ferma. Dove vai, Trilli? Guarda le bello sul lago. Che spettacolo. Però l'ultima volta che ci sono venuto arrivava proprio qua, in cima all'acqua. Dopo ci hanno fatto l'oleodotto. Deve essere che l'aspirano l'acqua da qui, con l'oleodotto, perché guarda quanto è discesa. È andata giù 4 metri meno profondo. 4 metri in giù è andata a finire. Oh. Ora un po' Trilli raggiunge l'acqua, mi sa. Sì. Trilli! Come al solito c'è i rifiuti, un secchio i rifiuti, vedi? Dove sei andata, Trilli? Dove sei andata, Trilli? Trilli! Adesso vado pure io laggiù, così sto a pari dell'acqua. Guarda un po', va beve, va. Vedi, si è mullata. Cos'è, una nutria? Ah, che soddisfazione, che gioia. Gioia grande è qui, con Trilli che me ama, la natura me ama, il laghetto, il campo, l'erba, le piante, il canneto, le nutrie, il sole che mi batte in faccia, c'è tutto oggi qui, c'è tutto per essere felice.
C'è pure Trilli, vieni Trilli, vieni. Vieni Trilli, vieni. Vieni Trilli, vieni Trilli. Guarda le zozza. Le zozza, si è spurcata tutta Trilli, si è spurcata tutta, bicicchiona. Trilli! Guarda lì, oh. De quant'è, de quant'è. Dall'ultima volta che l'ho andata a prendere, non vede l'ora di tornare con me. Non vede l'ora di andare a San Matteo, Trilli. Trilli! Mi vuole licca. Mi vuole licca con la fettina impanata. Pare una fettina impanata la lingua. Trilli! Guardalo. Trilli! Quanto mi vuole bene! Quanto mi vuole bene Matteo! Mi vuole bene! Guarda, buona buona, guarda! Mi vuole baciare! Mi vuole baciare Trilli! Trilli! Mi vuole innamorata! Innamorata mi vuole baciante la bocca! Vero Trilli? Vero Trilli! 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 Mamma mia come respira affannosa. Oh Trilli, non t'ha portato Matteo. Non t'ha portato Matteo. Trilli! Chi è? Le attenta. Chi è? Un Vergaro. Sal trattore. Trilli! Oh Trilli! Trilli! Vedi, questo è il nostro habitat, la natura, e anche il nostro amore, la natura che ci ama. Vedi qui, il lago mi ama, Trilli mi ama e la natura mi ama. Vero Trilli? Vero Trilli, Trilli! Me vuole licca, me vuole licca Trilli. Trilli! Trilli! Ti mette giù Matteo? Ti mette giù? Ah, io si è attaccata una lappa sotto le pocce e gliel'ho tolta, sennò gli picca. Le lappe picca e poi capirai, è secche, eh? Picca pure di più. Vero Trilli? Trilli! Dove andate? Dove andate? Vai in cerca qualche nutria da qualche parte, tanto gli assomigli. Assomiglia alle nutrie, Trilli. Trilli! Guarda un po', Trilli. Eccola, va. Eccola! E Nammi si è appesantita. Si sfoga a mangiare, Trilli, mi sa, a casa sua. Si sfoga a mangiare. Magna sempre. Tutti i scarti magna, è diventata un cinghialetto. Trilli! Trilli! Per merito di zia l'ho ripresa ancora una volta, Trilli, perché pensavo di non riprenderla più, perché mi state dette cose che proprio che non stanno né in cielo né in terra, e quindi ho detto guarda, mi sono messo in testa da non riprenderla più, però per merito di zia ha detto riprendela per tua nipote, almeno fallo per tua nipote, e strafregatene di tutti quelli che ti dicono che le cose brutte, negative, strafregatene. Infatti io, a me non mi può fregare meno di nessuno, se io decido da fare un video lo fo e basta, senza fregarmene di nessuno, come adesso. Perché questa scena, ce ne saranno tanti che mi invidiano, perché io sto nella natura, in mezzo a un campo. Chissà quanta gente non ci può andare un campo, non ci può sta. Allora sono invidiato. E poi con Trilli che mi ama così tanto, e chi c'è come me adesso? Chi è che sta meglio di me adesso? Ce n'è pochi, apposta sono invidiato. Vero Trilli? Vero Trilli? Trilli! Guardala, guardala, le è contenta, le è contenta. Guarda, è stata buona buona, sa le zampette così. Guardala, buona buona, sa me c'è sta buona buona. E poi mi viene dietro a battecca, Trilli! Vedi, ti è tenta da lì camme.
Tenta da lì camme, Trilli. Trilli! Oh, Trilli. Quanto mi ami a Matteo? Dai, va giù, va a mangiare l'erba. Fate una passeggiata qui intorno. Ah. Ah, quanto sei stabechi io. È una pacchia, Chi, come se fossi alle Maldive. Solo che non c'è da smattisse, andà lì, andà là, andà su, andà giù. Vieni qui, ti metti a sede, ti godi il paesaggio e stai all'aria aperta. E senti un amore vero. Questo è l'amore vero, la natura, che ci circonda, ci ama. E quanto più colui che l'ha creata ci ama, quanto più. Ma rendiamoci un attimo conto, fammi un esame di coscienza. Pensiamo un attimo al creatore onnipotente che ha creato il visibile, che ha creato il suo laghetto. Basta guardare le piccole cose per renderci conto di quanto è grande lui. Guarda sto laghetto quanto è bello. È una meraviglia davanti ai nostri occhi. Sto campo, guarda, vedete, giro la videocamera. Vedi sto campo qui? Questo è immenso, un campo immenso, però nello stesso tempo non è niente a confronto del pianeta Terra intero e il globo terrestre. Ci sono delle altre meraviglie, mica solo questa. Non si è limitato il Padre Eterno a crearci le meraviglie, ma si è illimitato, è senza limiti. Guarda, Trilli vuole andare giù, vuole andare sotto, Trilli. Trilli, dove vuoi andare? Adesso troverà una strada per andare sotto. Vuole arrivare nell'acqua. Trilli, dove vuoi andare, Trilli? Dove andà? la trova, sa? Dove andà, Trilli? Ha indocchiato qualcosa, Trilli, Quindi il Padre Celeste è illimitato, sia di energie e sia di creazione e sia dell'invisibile, soprattutto l'invisibile. Ciò che noi non vediamo è superiore al visibile, a ciò che vediamo. Quindi l'invisibile esiste di più del visibile. Trilli, vuoi venire su? Vuole montare su, vuole. Vuole montare su, vieni Trilli, vieni. Vieni Trilli, vieni, dai. Dai, vieni su. Dai, vuoi venire su? Andiamo, dai, vieni. Vieni Trilli, vieni. Trilli, eccola. Eccola Trilli, guarda un po'. Gli è andata una lappa sotto al collo. Vedi, questa gli è picca. Trilli. Oh. Dove vuoi andare? Giù l'acqua? Te vuoi sciacquà? Trilli. Guardalo come respira. Oh, cos'è? Mori sfissiata. Cos'è? Mori sfissiata, amore. Mori sfissiata. Respira pianino, no? Trilli. C'ha respiro corto perché è vecchia e poi ha camminato tanto fino a te. Vero, Trilli? Guarda che peletto bianco. Gli è diventati tutti bianchi i peletti perché è vecchietta. Perché è vecchietta, Trilli. Pare un cane pesce, guardala lì, pare un cane pesce oppure un cane nutria, pare una nutria, Trilli, purina, c'ha gli occhi slacrimati perché ha toccato qualcosa sicuro. Trilli, che c'ha in te gli occhietti, oh? Povera Trilli, povera Trilli, che è andata a finire in te gli occhi, purina. Tanto lei è bassa, andò che cammina, sbatte
sbatte gli occhi in te le piante e dopo si sfrigia in continuazione gli occhi. Povera Trilli. Trilli! Lei è bassetta, eh? È bassetta, però è la più grande cagna nel senso dell'amore. È più grande nell'amore. È piccolina piccolina come Santa Teresa di Calcutta. Era piccola piccola, goffa, tutta curva, no? Apparentemente brutta, però era la più bella nell'amore. E lei vuole tanto bene, Trilli. Trilli! Quanto vuoi bene a Matteo? Trilli! Quanto vuoi bene a Matteo? Quanto vuole bene a Matteo? Guarda. Trilli! Vuoi dare un bacio? Mi vuoi dare un bacio, Trilli? Vuoi dare un bacio a Matteo? Eh? Vuoi dare un bacio, Trilli? Trilli! Te ti auguri che mi dà un muccicotto? Però non me lo dà perché lei mi ama. Lei mi vuole tanto bene, Trilli. Trilli! Dai, va giù, dai. Dai, va giù. Va a mangiare un po' d'erba, dai. E na miseria che roba. Come se sta becchi. È tutto per merito suo. Tutto quello che tu vedi di bello in questo pianeta Terra, naturale, della natura, è per merito suo. Apposta Gesù è il nostro tutto. Gesù nostro tutto. Chissà se trova la strada per andare giù. No. Gli si è attaccate le lappe un'altra volta. Trilli! Oh Trilli! Dove hai? Sempre in mezzo a se lappe. Trilli! Eccola, eccola. Quando la chiamo viene sempre oltre. E na miseria. Com'è affezionata. Tu pensa, mi vede pochissime volte da zia, quelle pochissime volte affezionatissima. Diciamo insieme la coroncina della Divina Misericordia. E la coroncina ce l'ha donata Gesù nell'apparizione. Gesù è apparso a Suor Faustina Kowalska. Guarda, vuole andare giù. Vai giù, Trilli, vai. Niente, non la fa. Cerca di andare giù, ma non la fa. Trilli! Ha fatto una pisciatina. Adesso ti leggo la storia dell'apparizione. Senti bene, eh? Il 22 febbraio 1931, pensa quanto tempo è passato, Gesù apparve in Polonia nel convento di Plock a Suor Faustina Kowalska, affidandole il messaggio della devozione alla Divina Misericordia. Essa stessa così descrive questa apparizione. Senti sta suora come descrive l'apparizione di Gesù, che è apparso Gesù in persona. La sera mi trovavo nella mia cella, vidi il Signore vestito in candida vesti. Aveva una mano alzata in atto di benedire, con l'altra toccava la tunica bianca sul petto. Dal petto, per l'apertura della tunica, uscivano due grandi raggi, uno rosso e l'altro bianco. Dopo un istante Gesù mi disse: «Dipingi un quadro secondo il modello che vedi e scrivici sotto: Gesù, io confido in te. Desidero che questa immagine sia venerata nella vostra cappella e poi in tutto il mondo». Capito cosa ha detto Gesù? Ha detto che desiderava che questa immagine sia venerata in tutto il mondo. Vedi l'apparizione di Gesù? Così è apparso. Dopo un istante Gesù mi disse: «Dipingi un quadro secondo il modello che vedi e scrivici sotto: Gesù, io confido in te. Desidero che questa immagine sia venerata nella vostra cappella e poi in tutto il mondo».
I raggi sull'immagine rappresentano il sangue e l'acqua che sgorgarono dall'intimo della mia misericordia sulla croce, quando il mio cuore fu aperto dalla lancia. Il raggio bianco rappresenta l'acqua che giustifica le anime. Quello rosso è il sangue che è la vita delle anime. Poi, in un'altra apparizione, Gesù le chiese l'istituzione della festa della Divina Misericordia, esprimendosi così: «Desidero che la prima domenica dopo Pasqua sia la festa della mia misericordia. Figlia mia, parla a tutto il mondo della mia incommensurabile misericordia. L'anima che in quel giorno si sarà confessata e comunicata otterrà piena remissione di colpe e di castighi. Desidero che questa festa si celebri solennemente in tutta la Chiesa». E poi ti leggo le promesse di Gesù misericordioso. «L'anima che venererà questa immagine non perirà. Le prometto ancora sulla terra la vittoria sui nemici, ma specialmente nel punto di morte io, il Signore, la proteggerò come mia gloria. I raggi del mio cuore significano sangue ed acqua e riparano le anime dall'ira del Padre mio. Beato chi vive all'ombra, alla loro ombra, poiché non lo raggiungerà la mano della giustizia divina. Proteggerò come una madre protegge il suo bambino le anime che diffonderanno il culto la mia misericordia per tutta la loro vita. Nell'ora della loro morte non sarò per loro giudice ma salvatore». «Quanto più grande è la miseria degli uomini, tanto maggior diritto hanno alla mia misericordia, perché desidero salvarli tutti. Scrivi che prima di venire come giudice spalancherò tutta la grande porta della misericordia. Chi non vuol passare da questa porta dovrà passare per quella della mia giustizia. La sorgente della mia misericordia è stata aperta dal colpo di lancia sulla croce. Per tutte le anime, non ne ho esclusa nessuna. L'umanità non troverà né tranquillità né pace finché non si rivolgerà con piena fiducia alla mia misericordia». Ricordamici quello che ha detto Gesù in questo passo. Te lo rileggio. L'umanità non troverà né tranquillità né pace finché non si rivolgerà con piena fiducia alla sua misericordia. «Di all'umanità sofferente che si rifugi nel mio cuore misericordioso, ed io la ricolmerò di pace. Io do all'umanità un vaso col quale potrà andare ad attingere le grazie alla sorgente della misericordia. Questo vaso è l'immagine con questa iscrizione: Gesù, confido in te. Questa immagine deve continuamente ricordare alla povera umanità l'infinita misericordia di Dio». Allora veneriamo questa santa immagine voluto da Gesù, per il volere di Gesù misericordioso. Ricordamoci che la divulgazione è una predestinazione al paradiso. Divulgare il Santo Rosario e la Coroncina ci porta in paradiso. E non è che sto qui a perdere tempo. Io non perdo tempo inutilmente, come tante persone. E se tu stai a guardare questa produzione video, non stai a perdere tempo. È tutto te guadagnato, sempre se prendi consapevolezza. Adesso riprendo a Trilli. Vieni Trilli, vieni. Vieni Trilli, vieni. Vieni dai, vieni su. Vieni su Trilli. Trilli! Eccola! Eccola Trilli! Eccola, cosa dove sei attaccata? Tutte le lappe, guarda! Guarda che lappa, oh! Trilli! Oh! Trilli! Guarda un po'! Che compagnia! Quando morirà mi dispiacerà un bel po', guarda, ci piagnerò, mi sa! Perché è vecchissima, Trilli. Trilli è vecchissima. Trilli! Io mi auguro che il Padre Eterno gli ha donato la vita lunghissima. Infatti già è lunga, eh. Quanto è vecchietta, Trilli. Quanto è vecchietta. Io mi auguro che campano altri 10 anni. Trilli! Oh, ti è andata una mosca ante la testa, eh? Una mosca ante la testa, Trilli! Trilli! Vuoi andare giù?
Vuoi andare giù? Guardala. Trilli! Vuoi andare giù, Trilli? Trilli! Adesso fa un massaggino nella pancia. Trilli! Trilli! Lei è gusta il massaggino della pancia. Lei è piace. Trilli! Vuoi andare giù? Non l'ha fatto mai nessuno un massaggino della pancia, solo io. Guarda, Guarda, è così. Così, Trilli. Trilli! Guardala, lei gli piace. Lei gli piace a Trilli il massaggino. Trilli! Le è tenera, Trilli. Trilli è tenera, tenera. Trilli! Puccetta! Puccetta! Dai, va giù, dai, va a mangiare l'erba, che stavolta non ce l'ho le salsicce. Dai. Allora, iniziamo la coroncina della Divina Misericordia esprimendoci così. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Ma prima il credo apostolico, se deve dire. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Diciamo insieme questa frase: per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero, ripetuta 50 volte. E non me l'ho inventata io la coroncina, ce l'ha data Gesù. Il rosario ce l'ha dato Gesù e Maria, nelle apparizioni. Non è che ce l'ha donato l'uomo. L'uomo è inefficace, ma Gesù è efficace. Per Dio tutto è possibile, per l'uomo niente è possibile. Ma se ci affidiamo a Dio, tutto c'è possibile. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te, ora e sempre. Amen. E la coroncina l'abbiamo recitata. Adesso io rimango qui in attesa di Trilli e nel frattempo mi ricarico, mi energizzo di vibrazioni alte. Ah! Questo è un luogo vicino casa mia, vicino a dove abito, un luogo di tanti luoghi meravigliosi che devo ringraziare al Padre Eterno per avermeli donati sti luoghi, per la mia felicità, per la mia realizzazione personale, perché non è che ci si realizza solamente facendo un lavoro oppure ottenendo una qualifica terrena, ma ci si realizza soprattutto scoprendo la verità, scoprendo la felicità, e scoprendo la verità scopriamo la felicità. Con la verità c'è la felicità, la verità è Lui, il Padre Celeste fatto uomo, questa è la verità. Poi scopriamo la felicità se ci affidiamo a Dio, al Creatore.
ogni tanto c'è qualche carpa che zompa e si butta in acqua, la vedo. Sto laghetto è bellissimo, solo che ti ripeto, l'ultima volta che ci sono venuto riapparo l'acqua, adesso invece è andato molto giù. Adesso prendo Trilli, prendo Matteo, vieni Trilli, eccola, eccola, oh, Trilli, dove andai, giù il laghetto, vuoi arrivare laggiù, non la fai, non la fai arrivarci laggiù, Trilli, c'hai i calletti freddi, senti che roba, Trilli, e poi oggi è caldo, oggi farà 25 gradi, Trilli, e na miseria. Guarda la, le contenta, le felice Trilli. Trilli! Oh Trilli! Quanto devi respirare veloce! Ma è vecchietta, respira veloce. Trilli! Oh! Che hai fatto? Isternutito. Beneditolo Gesù. Guarda con le zampette, guarda che carina con le zampette. Trilli! Trilli! Oh! Guarda, va! Le pia tutte le coccole. Trilli! Trilli! Quanto te vuole bene Matteo? Adesso è andata una mosca ante il muso. Però dobbiamo stare attenti a non piacere la saliva del cane, perché ho sentito una notizia che una persona e i dottori l'ha dovuta amputare perché baciava il cane e la saliva gli ha attaccato una malattia e dopo ha dovuto amputare i bracci e le gambe. Pensa un po'. Trilli! Perché i cani ovviamente c'hanno un altro tipo di saliva, non come quelle delle persone, c'hanno molti più anticorpi e c'hanno i virus che se può infettare una persona, quindi dobbiamo stare attenti, anche se il cane è nostro, però dobbiamo stare sempre attenti, non è che dobbiamo baciare la saliva, dobbiamo stare attenti, vero Trilli? Trilli! Sciali Trilli! Fa il massaggino Matteo, fa il massaggino alla pancia! Dai, va giù! Vuoi andare giù? Guarda, Guarda, fa il massaggino alla pancia! Trilli! Oh, due in da! Vuoi andare giù? Cos'è? Ti fa male la pancia! Dai, va giù! Sì! Cosa c'è? Qua c'è Trilli, dove andà? Dove andà? Vuoi andare laggiù? Dai che te ci porto, va! Te ci porto laggiù! Dai, va giù! Oh! Brava! Ah! Finalmente è andata giù! Cercava una via d'uscita per andare giù, l'ha trovata, gliel'ho data io. Ah, che felicità! Io vorrei mettere un letto e a dormire chi? Mi piacerebbe. Se sciala giù per suo campo. Mi avrebbe piaciuto una casa in campagna, però ormai non è il tempo di case. Ormai
È meglio non avercela una casa propria. Perlomeno avere una casa mobile. La casa fissa è meglio non avercela, di propria proprietà, perché oggi come oggi, con tutti questi terremoti, non vale la pena. Una casa mobile sì che vale la pena. La metti in tutte pare, vai in tutte pare, sciali. Stai bene all'aria aperta. Guarda, guarda, guarda Trilli in due andata. Chissà cosa va in cerca. Trilli, cosa va in cerca? Quando la chiamo viene sempre oltre. Oh, e na, mi sa com'è affezionata. Allora ricordiamoci che per avere la gioia, per arrivare al punto da essere gioiosi, è nostro dovere sacrosanto lodare, ringraziare ed esaltare il Dio onnipotente, fatto uomo in Gesù. Così facendo riusciremo ad amare noi stessi, e poi amando noi stessi riusciremo ad amare anche il prossimo, perché se non ci amiamo noi stessi non riusciremo mai a amare gli altri. È tutto un collegamento. Il primo assoluto comandamento è: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutto il... Guarda un po', guarda un po'. L'eliambulanza, oh. Il 118. Chissà cosa sarà successo. Quindi il primo comandamento è: amerai il Signore Dio tuo con tutta la tua anima, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente. E il secondo: ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi se non amiamo noi stessi non potremo amare né Dio né gli altri. E invece se amiamo noi stessi e amiamo Dio, riusciremo a amare gli altri e tutto ciò che ci circonda. Quindi la gioia la otteniamo solamente se ci affidiamo con piena fiducia e con il cuore a colui che si è fatto uomo per noi, a Gesù, l'unica vera nostra salvezza. Se no non ci avremo mai la gioia. Come dice Gesù qui a Suor Faustina Kowalska, gli ha detto: l'umanità non troverà né tranquillità né pace finché non si rivolgerà con piena fiducia alla mia misericordia. Queste parole non sono state dette al vento, da Gesù. Sono state dette perché l'energia cosmica ha parlato, l'intelligenza superiore ha parlato, fatta uomo in Gesù. Ricordamocelo questo fatto. Adesso io mi godo la natura, fratello vento, che c'è pure fratello vento che mi fa compagnia, c'è Trilli, c'è i fiori, la flora, la fauna, c'è tutto, c'è qui. Non mi manca niente. Ah. Ah, quanto ci vuole poco a essere felici. La felicità è un dono gratis, sempre se ci affidiamo a Gesù. È un dono gratis. Il Padre Celeste ci ha donato tutto gratis, non c'è niente da pagare. Trilli, sei ritornata su, Trilli, eh? Sei ritornata su, Trilli. Trilli, tutta a molla, ora è andata giù nel lago. Tutta a molla, Trilli, eh? Tutta a molla, Trilli. Trilli. Trilli.
Chissà se domanderà con me stavolta Matteo non mi dà le salsicce. Vero Trilli? Stavolta Matteo non ha preso le salsicce. La prossima volta sì, dai, adè no. Adè no, mica sempre se può fa. Adè mi ha spurcato tutto. A posto, te faccio, te inquadro un po' il panorama e termino qui questa produzione video. Anche oggi ho fatto un pieno di felicità e gioia, lodando, ringraziando ed esaltando il nostro creatore onnipotente, l'intelligenza cosmica d'amore, che ci ha creati dal nulla. Prima non esistevamo. Se non era per lui, te non esistevi, te. Se non era per lui, te non c'eri. È inutile a fare i bulli, i tamarri. Senza Gesù non damo da nessuna parte, ricordamocelo. Se non ci affidiamo a lui, non troveremo mai, mai pace né tranquillità né gioia. Solo con lui la troviamo. Non finirò mai da dirlo. Adesso te saluto con Trilli, termino qui con i panorami. I panorami qua e là che riprendo in questo momento dopo che ho fatto vedere un'altra volta Trilli. Trilli! Trilli, vieni Trilli, vieni. Vieni Trilli, vieni. Vieni Trilli, vieni. Vieni, vieni, vieni a salutare il popolo del web, il popolo di YouTube, il popolo di internet, della vita virtuale. Trilli! Oh, Trilli! 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 Oh, Trilli! Trilli! Dai, saluta! Saluta a tutti, Trilli! Vedi? Non gli può fregare meno da salutarli a nessuno. Basta che sta vicino a me, ha fatto tutto. Quanto vuole bene! Quanto vuole bene a Matteo! Vero? Parlo con una cagna, pensa un po' come mi sono ridotto. Allora, vi saluto e vi ringrazio per chi è che mi ha seguito. Ciao, fine!